Aspettiamo che entri un po' di gente. Io intanto mi appropinquo a usare questa cosa qua perché sto facendo dei lavori che ora poi vi spiegherò. Tagliare questi bellissimi pancali. A parte poi vi guarderete la diretta, insomma, quando magari sarà già online, magari. Vabbè, dai, sei persone. Sei persone. Wow, 10 persone. Ragazzi, mi cagate quindi ancora. 10, eh. Non esageriamo, non esageriamo. Questa la taglio come rinforzo. Arrivo, eh. Dio cane. Circa 10 anni. Ah, innanzitutto, ciao a tutti. È un po' che non ci sentiamo. Dovevo fare questa nuova serie di vita da gasolio, però poi dopo è praticamente saltato tutto perché tra attrezzatura mi sono reso conto che è veramente impossibile da gestire, perché per fare una cosa bella come volevo io, ci vorrebbe una persona fissa che sta lì a riprenderti, come fanno i canali più seri. Però io non ho questa disponibilità. L'attrezzatura, sai, la compro, però le persone non le posso comprare. Quindi non so come gestire la cosa. Dovrebbe esserci sempre una troupe dietro che ti riprende. Per fare una cosa fica. Poi dopo, per fare una cazzata, basterebbero anche cose più tranquille. Però anche quando lavoravo sul coupé, con la GoPro attaccata qua, le zanzare che uccidono come in questo momento, però anche quelle in qualche modo le sopporti. Tra le zanzare, tra il casino, tra il fatto che ti finisce la batteria ma sei in mezzo alla merda con i lavori, tra il fatto che non ho un fondo mio, quindi comunque sia devo rispettare magari delle tempistiche perché un amico mi presta il fondo come avevo nel coupé o queste cose qua. Quindi non so veramente come muovermi, ecco, quello è il punto. Arriviamo. Ciao a tutti, sì, che fine hai fatto? Sì, purtroppo hai ragione. Dopo intanto, se volete scrivere commenti, dopo risponderò. Intanto ho fatto questa diretta perché vi volevo far vedere, intanto questa luminosità che sballa continuamente ha rotto il cazzo, vi volevo far vedere un attimino quello che è adesso la situazione. La stilo è lì da parte, ho fatto molti molti lavori, è lì da parte che sta bene, però è tipo 3 settimane che non l'accendo perché sono riuscito a mettere più sulla videocamera, eh sì, ci provo. È che qua su non ci sta, forse qui, oh, forse sta meglio. Sono riuscito a trovare un affare, roba da matti, incredibile, che non so nemmeno io come ho fatto a pagarla così poco. Forse il frutto di stare 2 anni su Subito e Autoscout a cercare continuamente il miglior affare, perché rimango comunque squattrinato, o comunque spendo tutto, quindi magari non sarei squattrinato se non spendessi tutto. E tutto ciò per arrivare a dirvi che ho comprato la nuova moto, ecco, l'ho detto. Ho fatto un affare incredibile, ripeto, e purtroppo per gli amanti della guida che mi hanno scritto in precedenza quando avevo l'R6, ah, fai i video così, non ho preso una Supersportiva né un Naked, quindi dovete disiscrivervi dal canale perché non è una moto che amano molto le persone che amano la Supersportiva. Io rimango un grandissimo amante della Supersportiva, però vi spiego subito questa scelta perché io con la Supersportiva, non riesco a vivere. Cioè, io non riesco a stare fermo con la moto. Questo è il punto. Quindi io prendo, mi sveglio la mattina e vado in moto. Il problema è che vado in moto, nel senso vado in moto, non vado a prendere la birretta. Faccio 200 km al giorno perché ho voglia di stare in moto.
Il problema è che io ogni 2 settimane, 3 settimane cambiavo le gomme, perché montavo le supercorse dureranno veramente quanto un bercio di un gatto, durano 2000 km, a di tanto, poi se ci vai piano magari ci fai anche di più, ma tanto piano è sempre relativo con la supersportiva, soprattutto se abiti in un posto come me, che puoi fare passi di montagna quante te ne pare, perché tanto sto in campagna. È relativo, quindi era improponibile. Assicurazione 600 euro, quindi un casino del casino. Arriviamo a farvi vedere la moto. Poi vi spiego che lavori sto facendo in questo buco, come al solito, notare le moretti lì dietro. È questa. Ah, un bel cancello per gli amanti delle vere sportive. Un bel cancello custom. Con questa, sai che pieghe che ci faccio? È un Honda Shadow VT600 alla quale ho fatto già un po' di modifiche perché originale non si può vedere, notare già il manubrio e queste cazzettine qua, gli scarichi che ovviamente diretti perché veramente quelli originali sono la cosa più terribile del mondo, terribile. La sella un po' da rifare, insomma è del 91, 4 marce. Prima serie, sì, è veramente bello. Anch'io non lo voglio cambiare, semmai lo voglio riverniciare. Proprio Live to Ride, Ride to Live, cioè Highway Hawk. È veramente figo il senso perché veramente andare in moto è così. Quindi è bello. Mai pensato di prendere un Harley? Sì, assolutamente. Però se mi passate 10.000 euro, mi compro un Harley. Per ora ho preso questa qui anche perché è la prima esperienza con un custom. Sinceramente mi sta piacendo anche molto, un porca troia, anche molto. Come vedete, mi ho messo lo specchiettino perché gli specchi originali fino qua su erano orribili. Ne ho messo i riser, gli ho messo il manubrio, gli ho fatto un po' di cazzate, gli ho messo le frecce a LED perché comunque sia quelle originali. Ora ve le faccio vedere. Ho messo queste freccine qua, sono molto carine. Ho bestemmiato non so quanto per riuscire a montare un'intermittenza giusta perché mi andavano troppo veloci. Ci ho messo l'intermittenza apposta, però non funzionava su questo impianto elettrico. Quindi ho dovuto montare le resistenze proprio per fare un lavoro per bene. Ho dovuto smontare tutto il sotto, l'ho fatto sotto la sella perché sennò qua era inguardabile. E poi dopo niente, ho dovuto mettere un relè normale che però quello originale si era fottuto, quindi praticamente. Ho dovuto spendere per un altro relè originale. Fortunatamente avevo quello dell'R6 vecchio, ci ho messo quello e funzionano perfettamente. E cosa vi volevo dire? Ah, le frecce originali. Guardiamo le frecce originali. Ma secondo voi potevo lasciare queste? Potevo? Cioè, che erano qua su, tra l'altro. Scappavano fuori di mezzo metro perché qui poi c'era l'attacco, quindi erano così. Veramente orribili, non rende dal video, cioè sono grosse, grosse, con 21 watt di lampadina per fare che? Per fare una freccia, cioè, notiamo la differenza. A me i custom mi garba un po' modernizzarli, ok? Quindi non mi piace proprio l'old school. Le frecce dei cantieri, bravo, bravo. E basta, questi sono i lavori che ho fatto. Ora, tornerai a fare video regolarmente? Mi chiede. Sì, l'idea sarebbe quella, più che altro perché nuotare le moretti, ripeto, vengo qui magari la sera con un amico, due amici e mi metto qua a fare i lavori, soltanto che mi rendo conto che potrei filmare il tutto, perché sarebbe figo, perché cioè dalle cazzate ci finiamo, dai lavori ci finiamo e il tempo qua, siamo sempre qua, ogni sera. E ora tra l'altro sto trasformando questo fondo, che vi ricordate avevo fatto un video. Che avevo preso questo fondo, l'avevo rifatto tutto, avevo messo il massetto per terra perché c'erano delle buche enormi. Fa il classico rombo delle custom? Assolutamente sì, perché poi dopo ho messo il minimo molto basso, anzi, adesso ve la faccio sentire anche in moto. E con gli originali sembrava un 54 tempi, quindi era una cosa incredibile, faceva schifo. Insomma, tornando a noi, sto facendo questo fondo, come vedete è tutto un casinato, là c'è i pezzi della stilo, qua c'è un po' di cazzate al lavoro, là c'è tutta roba da buttare, vecchi tappeti. Ho messo la porta ieri, sto facendo la porta, però
però devo finire il sopra e come vedete non arriva fino in fondo. Questa è la mia vecchia porta di camera, non arriva fino in fondo, quindi devo aggiungere un pezzo, poi aggiungerò il lucchetto qua e tutto il resto. E qua, in questo, qui ci siamo divertiti ieri a fare tre cazzate con lo spray, giusto per, stavo pensando a questa parete così per fare gli adolescenti. E qua sto facendo un tavolo di lavoro, riciclo questi bancali del pellet, giustamente questi sono i vecchi cerchi della Stilo da 15, fantastici, quello è il vecchio assetto. Questo quando era una persona anche che amava fare qualcosa a livello fisico. E, non so se si vedono, c'è uno sciame di zanzare. Però ho appeso quella tavola là che è un'anta del mio vecchio armadio e poi dopo ne metterò un'altra sotto in modo da allungare. Qua ci faccio praticamente una base per fare un tavolo da lavoro e ci metto che userò da rialzo per metterci un tavolo che ho di là e ci farò un tavolo da lavoro. Lì ci appenderò tutti gli attrezzi come un vero pro sa fare e questo sarà il mio tavolo di lavoro. Queste due, non sono due, unite insieme, uno accanto a quell'altro, eccetera, eccetera. Volevo farvi vedere una chicca, perché questa è veramente una chicca, che è il mio nuovo cestino. Perché avevo questo qua, queste quattro gomme che non sapevo cosa farmene. Allora ho detto, facciamo un fantastico cestino. Ed effettivamente io penso sia veramente un'opera di arte moderna contemporanea. Ditemi se non è la cosa più bella che avete mai visto. Questo è un sacchetto, ovviamente, quindi si può svuotare. E queste sono quattro gomme, che tra l'altro non so, sì, erano montate su YoZ che ho comprato e che ho messo sulla Stilo. Cioè, è veramente la cosa più bella del mondo. Questo è proprio Street Custom, nuova serie su D-Max, organizzata da Amort. Allora, ora vi faccio sentire come suona la Shadow, speriamo che l'audio renda meglio. Renda bene, non renda meglio. Allora, sbocchiamo lo sterzo. C'è un cavalletto della Supersportiva che mi ricorda molto l'R6. Abbiamo girato la chiave. Ma si può girare la videocamera? Sì. Oh, vedi, perfetto. Focalizziamo. Perfetto. Run. Tiriamo un pochettino l'aria, poco poco, non serve troppo. E via. Wow! In teoria avrebbero anche un DB killer questi scarichi. Diciamo che il casino è evidente. Avrebbero anche dei DB killer, ripeto, questi scarichi. Piccolini così, universali, quindi è proprio tutto omologato. Su due tubi penso idraulici. Abbassiamo un po' il minimo, perché se riesce a stare in piedi faccio sentire il minimo trotteggiante. Sentite che goduria quando fa bra. No, niente, si è spenta perché ancora è fredda. Trot. Niente, è troppo fredda quindi non riesce a stare in piedi. Comunque, questa è la moto. E niente, avevo idea di fare un po' di cazzate. Sì, magari anche motovlog, capito? Queste cose qua. Siccome ho idea di farci anche magari dei viaggetti, cioè dei viaggetti era sottointeso, ma dei viaggetti ripresi. Quindi magari potrei mettere un microfonino e magari, non lo so, filmare il tutto come fanno tanti. Però principalmente qua magari volevo far vedere un po' di lavori. L'unica cosa è che io non ho troppo tempo per le attrezzature, per montare i video, queste cose qua. Quindi magari volevo fare i video con il telefono, che comunque non riprende male. Magari la notte sgrana un po' di più, quindi magari sarebbe bene farli di giorno. Però sarebbe interessante. E mi piacerebbe anche tornare appunto a essere attivo sulla pagina. Allora, vediamo un po' le domande, se ho saltato qualcosa, che fine hai fatto?
Finalmente, quando torni del tutto, speriamo, presto. Leggendo la descrizione mi ha fatto venire un colpo. Come mai? Sei morto. Ah, intanto sto focalizzando. Spero. Ah, spero sia una custom. Avevo letto, spero non sia una custom. Hai più sentito Zeb? No. No, cioè l'ho sentito tempo fa. Però non ci sentiamo praticamente mai. E lui ha la sua vita, io la mia, insomma, questo è il punto. Mi ha pensato di abbandonarli, tornare a fare video. Che lavoro fa attualmente? Faccio il tatuatore. Attualmente, quelli dei lavori in corso, ufficio interno, non c'è ne croce per il. Abito ancora a Bibbiana, vicino a Bibbiana, non proprio a Bibbiana, non in campagna proprio ancora più aperta di Bibbiana. Mi sei mancato, mi siete mancati anche voi. Bentornato. Faccio vedere la stiro. La stiro ve la faccio vedere un altro giorno perché ce l'ho giù su nel parcheggio e così almeno vi faccio vedere anche un resoconto dei lavori fatti. In questi 2 anni di assenza cosa ho fatto? Tante cose. Ho continuato il mio percorso di tatuatore, quindi ho cominciato a fare quello a tempo pieno. Ancora non pienissimo, insomma, perché poi comunque lo studio non è mio, lavoro in uno studio che però è di un altro ragazzo, quindi ovviamente è difficile essere a tempo pieno, soprattutto se ancora non hai un'attività tua, quindi hai un giro di clienti tua, quindi hai una partita IVA, quindi puoi essere lì dalla mattina alla sera. Io ancora sono in prestazione occasionale, quindi vado lì e devo essere occasionale, perché sennò per la legge non gli va bene, perché siamo in Italia, quindi devo comunque rispettare l'occasionalità della cosa. Comunque, ecco, faccio. Però ho fatto quello e basta. Cioè, principalmente basta, la vita è la solita, ho modificato le cose come al solito. Da amante custom e chopper, Harley in particolare, posso dire che sono rimasto stupito dal suono. Anch'io, devo dire anch'io. Quella che mi ha venduto gli scarichi, che è una ragazza di Ravenna, poi ho incontrato il suo ragazzo, ma io non ho capito cosa sta succedendo con questa illuminazione, che era una ragazza, sono artigianali, quindi omologati poco, e mi ha detto infatti, guarda, fa un sound incredibile, solo che a me la polizia qua mi sta rompendo i coglioni, quindi io li vendo e metto sugli originali modificati. Però, guarda, il sound è veramente Harley. È veramente Harley, ma anche il mio meccanico che sono tutti harleyisti così ci è rimasto male, perché è veramente bello. Poi quando è calda, che il minimo proprio trotta al minimo, è meraviglioso. Fai più video per favore, magari. Faccio vedere la stilo, ho già risposto. Anche i video dove dicevi la tua erano spettacolari, lo so, cioè che mi avete scritto in 2000 per rimettere i video e quelle cose là, però il problema è che veramente con alcuni video non ho, magari non la penso più così, ho cambiato idea. Con gli altri, cioè, erano spesso troppo infantili, cioè roba di 10 anni fa, capito? Quindi, come tutti gli YouTuber, quelli vecchi man mano li cancellano perché poi dopo a rivederli non ti senti più nella parte, ecco. Viaggetti del tipo Italia-Svezia in moto, sai che views farebbero una serie così? Sarebbe interessante. Sai, delle views ormai non mi frega più un cazzo, devo essere sincero, perché tanto YouTube non ci ho mai fatto soldi, ma ce li farò e non mi interessa. Però mi interessa comunque avere un feedback con una community di interessati delle mie stesse cose, capito? Siccome io sto sempre in campagna, comunque su queste cose mi sono sentito sempre abbastanza isolato, perché ero appassionato, ma è appassionato da solo, massimo un amico, due, capito? Quindi è bello. Infatti ho scritto magari ai forum, a queste pagine qua, perché è interessante anche scambiarsi le opinioni. Che macchina hai adesso? La Fiat Stilo, modificata. Fa scuro, mette sull'altra tavola. Lo so. La connessione a internet l'ho cambiata. Ora, a parte, ho fatto la promozione, ho 20 giga col telefono, quindi uso solo il telefono. Poi spesso me ne regalano 30, quindi uso sempre solo il telefono. Però la connessione ho cambiato, ho messo una con la parabolina e quella va a 8 mega, però sono 8 mega effettivi almeno. La moto da corsa, che era la Yamaha R6, non ce l'ho più, l'ho venduta 2 anni fa. E questo è il punto.
Come mai danno R6 a un custom? L'ho spiegato prima, Matteo, perché l'R6 era ingestibile, perché a livello di manutenzione 600 euro di assicurazione l'anno, perché siamo in Italia. Poi dopo il bollo comunque anche lì era caruccio, era su quasi 200 euro, non mi ricordo, 180, 200 euro, qualcosa del genere, comunque aveva 120 cavalli. E poi dopo dovevo cambiare gomme ogni 2-3 settimane, perché io la uso veramente tanto e due gomme di quelle ti costano 300 euro, quindi... Ti manca il T16? Mi manca il T16, devo essere sincero, mi manca e come. Però allo stesso tempo non mi manca tanto per il discorso problematico. Perché il T16 è una macchina veramente problematica. Devi stargli dietro molto. E come sapete io ho fuso il motore con il quale l'avevo comprato, che era già fuso. E poi ne ho fatto un altro. E anche quello ho avuto problemi col discorso turbina. Infiniti, io ho avuto quella macchina 12 mesi, per dirvi 10 sono stato con la macchina ferma a piedi e quindi è un disagio perché chiedi la macchina alla tua mamma, cioè no, proprio no, perché poi dopo manco me la dà, quindi non c'è problemi. Era un disagio, cioè la stilo, gli ho dato il suo gasolio, quando gli ho dato il suo gasolio lei è a posto, gli ho fatto il suo tagliando, c'ha cioè 320.000 km, non dice a. Proprio non gliene frega un cazzo di andare, lei va e va, appunto. E questo è il bello dei GTD made in Fiat, cioè che sono veramente dei muli. 320, a 300.000 km gli ho fatto la mappa e la distribuzione, punto. Cioè a 300.000, non come dice parecchia gente, ma fare la mappa a 150.000 è rischioso perché il motore comunque è datato, no? A 300.000, mappa piuttosto spinta, e la macchina infatti va bene, ha intorno ai 150 cavalli, non è niente di che, però su un diesel li senti bene perché c'è molta coppia e comunque rimane una macchina che andando piano mi fa 18-20 al litro, capito? Cioè il punto è quello, con quello che costa la benzina, le modifiche mi sono rotto il cazzo. Preferisco piare un custom, pagare veramente poco di manutenzione, le gomme ti dureranno non lo so quanto, ma io penso ti dureranno quasi 10.000 km, non lo so, ancora devo vedere. E cioè fare i viaggi piuttosto che spendere tutto in un coupé che poi dopo metto 10 euro faccio una sparata finiti. Sono un po' uscito dall'ambito benzina perché sono immantenibili. Se un giorno farò i soldi, ricomprerò un benzina. E sicuramente sarà una Skyline. Comunque, dettagli a parte. Per concludere, questa moto alla fine l'ho pagata 600 euro, 600, se andate a guardare su subito.it queste moto vanno dai 2000 ai 3000, messe così perché è veramente messa bene, verniciata l'anno prima, catena, corona e pignone messa l'anno prima, bollo già pagato, gomma dietro che va a 100 km, cioè va tipo peletti nel mezzo ancora, quindi proprio nuova. Poi dopo gli accessori, CC bar che non ve l'ho fatto vedere là, il portatarga laterale e tutte queste cazzatine qua mi ha dato un antifurto da mettere sul disco che costa 130 euro, una cosa in questa maniera. Quindi 600 euro non so nemmeno io come ho fatto a prenderla. L'ho trovata su moto.it senza nemmeno foto, l'annuncio, l'ho contattato, gli ho scritto di mandarmi le foto, mi ha detto che c'era già uno interessato, lo davo già per spacciato. E invece poi dopo mi ha ricontattato la sera, ha detto guarda, devo farvi risapere a te e a quell'altro perché sai, è piegata la cosa, la leva del freno perché è caduto da fermo, la leva del freno di destra e un po' il manubrio perché ha picchiato e è piegato un po' il manubrio. Io ringrazio il cielo veramente che ci sono i dementi al giro perché questo qui a 600 euro, una moto che vendono almeno a partire dai 1500 praticamente... Ultra chilometrata e mezza distrutta fino ad arrivare ai 2,5 di base che vendono questa moto ai 3000. Non l'ha voluta a 600 euro perché il manubrino era leggermente piegato nella parte dove c'era il gas rispetto a quell'altra. Qua era leggermente più inclinato e il freno posteriore era leggermente piegato a 600 euro. Manubrio che io ho speso 20 euro di riser usati. Manubrio Bitwell che ho pagato 50 euro sempre usato e ho risolto il problema. La manopolina del freno ho preso, gli ho dato due martellate, gli ho dato due scaldate, due raddrizzate e finito. Se poi vorrò metto le pedane avanzate, ma comunque si parla di 600 euro.
Mi ricorda quando io vendevo il coupé, che lo vendevo per disperazione alla fine a 1000 euro, la gente mi chiamava, mi diceva addirittura, ma te sei quello della serie su YouTube, Vita da coupé, ah bello, il coupé ho visto tutti i lavori, quindi mi fido, ma 1000 euro non te li posso dare. Cioè, 1000 euro, ragazzi, 1000 euro, allucinante. Comunque, allora, no, no, non è così che funziona. Dove cazzo sono i commenti? Eccoli qua. Sì, potrò fare magari un video sui tatuaggi un giorno. Ma dalle tue parti gli autobus sono in orario e sono totalmente in ritardo, come qui al sud. Che dopo un po' tiri peggio bestemmioni. No, allora, dove abito io non ci sono proprio. Cioè, ci sono alle 7:30 che portano i ragazzi a scuola e poi ci sono all'1:30 quando riporto i ragazzi a scuola. Punto. Basta, ecco perché a me mi serve per forza una macchina. Comunque sono sempre in ritardo anche a Bibbiena così. Suoni ancora? No, non suono ancora. Perché non ti fai un account Instagram? Io ce l'ho un account Instagram. Ce l'ho dove posto principalmente però per lavoro e tatuaggi, che è Mario Beara oppure Amort con la O con la sbarra nel mezzo. Quindi cercami se vuoi. E un video sulla stilo lo farò. Ragazzi, io adesso vi saluto. Questo era un video d'aggiornamento e spero che ci rivedremo presto in dei nuovi video e ci divertiamo un po' a rifare questa sorta di officina da poveri e faremo qualche video. Ciao a tutti! Come si stoppa questo video? X? Interrompo questi video.